Gli ultimi giorni, le ultime ore, gli ultimi minuti del 2019. Chi di voi vorrebbe solo stare in pigiamone calduccioso con una copertina e sorseggiare una cioccolatina calda davanti al camino per non pensare a cosa fare a Capodanno? B, cosa indossare a Capodanno? Ok, sul primo punto non posso aiutarvi, ma sul secondo ci penso io. Sia che facciate un bel Capodanno in casa, in piazza, al ristorante, in un locale oppure in montagna. E oggi potete essere le ultime iscritte al canale del 2019. Quindi ricordate di farlo proprio qui sotto. Grazie ragazzi, e ora iniziamo con il... Montagna! Chi di voi passerà il Capodanno in montagna come la sottoscritta? Noi andremo in vacanza ad Anterselva, cioè in Sud Tirolo, e non vedo l'ora! Ma cosa mettere in valigia quando si trascorre il Capodanno in montagna? Ovviamente saranno necessari dei look pesanti, caldi. Portate con voi tanta lana, cashmere, ma anche maglioni, sciarpe e cappellini, senza dimenticare chiaramente gli stivali, possibilmente imbottiti. Per essere carine, calde e anche festive, preferite colori come il beige, il marrone e il bianco, che sono colori molto eleganti in montagna, e non dimenticate anche qualche tocco di glitter anche declinato su maglioni e scarponcini. Next! Locale o ristorante. Se quest'anno avete deciso per una festa o una cena in un ristorante che organizza una serata speciale per questa ultima fantasmagorica notte dell'anno, potete sbizzarrirvi in fatto di abbinamenti. Tutti i look più estrosi, brillanti, con scolli, con trasparenze, con paillette e tacchi sono top per queste occasioni. Ovviamente ricordatevi il buon gusto: se si scopre sopra, si copre sotto e viceversa. Se si decide di indossare un abito in paillette, create abbinamenti semplici per il resto del look. E se invece paillette e company non sono assolutamente nel vostro gusto, il classico look in total black, total red o total white va comunque chiaramente benissimo. Ricorda anche il velluto, i tailleur e le tute sono tutte ottime idee. Casa vostra o di amici. Se trascorrete la serata di Capodanno a casa vostra oppure con amici oppure a casa di amici, questa è sicuramente l'occasione più informale che potreste vivere per il vostro Capodanno. Quindi via libera anche ai look più comodi, però se vi mettete d'accordo con i vostri amici, oppure magari si tratta di una festa un pochino più formale, perché non vestirsi comunque in perfetto stile Capodanno con paillette, sbrilluccichi, scolli, trasparenze anche a casa? Ovviamente tutto ciò che è ricercato ma non è eccessivo è perfetto. Non cadete nel cattivo gusto. Piazza. Il Capodanno in piazza non si discosta poi tantissimo dai look che si adotterebbero per il Capodanno in montagna. Per ovvi motivi, infatti, il look per il Capodanno in piazza deve essere molto caldo, visto che con molta probabilità trascorrerete diverse ore all'esterno. Se prima del Capodanno in piazza prevedete una parte della serata in un ristorante oppure in un locale, probabilmente sotto sarete vestite leggere, perché seguirete i consigli del look adatto per come vestirsi in un locale o ristorante. Quindi va benissimo, ma armatevi a questo punto di un capospalla molto caldo e molto pesante, cioè tipo un piumino lungo, oppure una pelliccia ecologica, un teddy bear cotto, oppure un cappotto veramente pesante. Assolutamente sì alla sciarpa e al cappello e guanti, e anche un eventuale cambio di scarpe un po' più pesantino. Se invece trascorrerete la serata in una città e quindi la serata in piazza sarà proprio il fulcro del vostro Capodanno, potete anche indossare un look più pesante sotto e un capospalla un po' più elegante, perché sarà quella l'unica cosa visibile nella serata del vostro look. L'idea in più: sciarpa o cappello glitterati che sono caldi ma festivi. Questi sono i miei consigli e a voi la palla. Noi ci sentiamo con il prossimo video, che poi sarà l'ultimo video di questo 2019 insieme, e seguitemi su Instagram, mi trovate a Marianne Closet, per sbirciare un po' anche cosa farò in queste vacanze e anche il prossimo viaggio in montagna per Capodanno. Chiudo questo video in bellezza.